Ancora tutto è da decidere. Non tira Lombardo, palla per Quini Ferreira. Si sgomita in attacco, palla per Kramer, su di lei Chiarella, palla ancora per la tiro e va via! Lombardo! Mette la tripla! La tripla di Lombardo! Riparte con la Lombardo, la palla a testa! E c'è la parità! C'è la parità! C'è la parità! 5-5 pari, partita, Lombardo, come abbiamo detto, è lei a rimettere il calcio della parità. Martina Lombardo, 22 anni, agrigentina, ormai prestata alle squadre del nord o comunque di altre province della Sicilia. Adesso gioca in B a Patti. Avete già vinto il campionato, cosa ti aspetti dai playoff? Ma sicuramente mi aspetto di continuare su questa scia e quindi di vincere a Viterbo per poi passare alla seconda fase e vincere anche quella per poi salire in A2. Hai già giocato in A2, appunto ti piacerebbe giocare in Sicilia? Quello sarebbe il mio sogno, diciamo. L'anno scorso sì, ho giocato in A2, quest'anno ho ben sposato il progetto che mi è stato proposto dalla mia attuale coach. La conoscevo, conosco il suo modo di giocare, il suo modo di impostare, diciamo, le situazioni, e quindi ho ben accettato, seppur scendendo di categoria, e devo dire che non me ne sono pentita. Quali sono le squadre con cui adesso dovete confrontarvi e se ce n'è una che temete più delle altre? Allora, adesso giocheremo il 28 aprile a Viterbo, è una gara al meglio delle due con differenza canestri, quindi il 28 giocheremo, il 27 giocheremo lì e poi la gara di ritorno sarà qui il 12 maggio. Intanto pensiamo a Viterbo, comunque è una squadra ostica che basa, diciamo, principalmente la squadra è basata su due straniere che sono il fulcro della squadra, e poi attorno ci sono delle altre giocatrici che fungono da contorno, però che, diciamo, danno una grossissima mano a queste due straniere. La squadra comunque è abbastanza ostica, ma noi devo dire che non siamo da meno. Se dovessimo superare questa, come speriamo, abbiamo l'ultima finale, appunto quella per accedere alla 2, che sarà tra la vincente tra Ancona e Siena. Il motto della vostra squadra, oppure una scaramanzia, un rituale che avete fra di voi? Ma diciamo che non abbiamo dei rituali ben precisi, o meglio, se ci sono, quelli si lasciano un po' dentro lo spogliatoio. Però prima della partita stiamo sempre insieme, la sera prima, è quello, diciamo, che è il nostro rituale, se così lo possiamo definire.